Ottimo il servizio proposto ieri alle Iene, a firma di Nina Palmieri. La bella Nina realizza un servizio che dura 33 minuti e 29 secondi circa, in cui ci parla di ben 101 storie di grande, grande fascino, di grande, grande piacere. In particolare ci va a parlare di queste 101 persone, italiani, atleti italiani che si recano alle Special Olympics di Los Angeles, negli Stati Uniti d'America. Persone speciali, persone che hanno, non le definisco delle disabilità, quanto delle caratteristiche in più che noi, definiti come normodotati, secondo me non possiamo avere. E sono storie piacevoli, sono storie belle, sono storie di puro interesse, sono storie che ci fanno rendere conto del fatto che non sono diversi i disabili da noi. Chi è un portatore di handicap non ha nulla di diverso da me e da te, da noi due, dagli altri sono gli altri, siamo noi in genere normodotati che andiamo a discriminare e a etichettare queste persone come diversamente abili, o meglio come handicappati. In realtà si tratta di persone che hanno delle abilità diverse dalle nostre. Per esempio, un esempio pratico, io ho conosciuto tempo fa un ragazzo affetto dalla sindrome di Down. Molti lo considerano come una persona handicappata. Io lo definisco come una persona diversamente abile. Perché? Perché molto semplice, il motivo è da attribuire al fatto che lui arriva dove non arrivo io, ha una infinita, infatti, empatia, ha un gran cuore, ha un gran fascino, ha soprattutto una bontà marcata e completa, quindi totale. Cosa che noi normodotati, secondo me, non tutti possiamo avere. Un Down è più buono, è più, secondo me, attento, è più partecipativo, percepisce subito come sta l'altra persona, come sta l'altro essere umano. Bene, questo è il mio parere, insomma, storie che si legano, storie di ordinaria normalità, ma che per chi è un po', diciamo così, ostico, potrebbero essere considerate, o meglio, etichettate, o ancor meglio, bollate come storie di diversità, ma che in realtà di diverso, ripeto, non c'è nulla tra di noi e tra di loro. A voi tutti grazie per la visione di questo video, altresì per l'ascolto. Iscrivetevi se vi va, commentate. Un cordiale saluto a voi tutti dal vostro narratore italiano.